curate e poi liberate nell'Adriatico per dimostrare che il mare è sinonimo di libertà. Sono le due tartarughe che hanno ripreso a nuotare grazie al WWF Levante Adriatico e ad altre associazioni ambientaliste. A bordo di una barca a vela, le tartarughe sono state portate ad un miglio dalla costa, dove hanno preso il largo. La carovana di barche che ha partecipato all'evento manifestava allo stesso tempo a favore del referendum contro le trivelle in mare, che però lo scorso 17 aprile non ha raggiunto il quorum. Chi ha pensato di fare questa battaglia dal lato sbagliato ha preso tutto il popolo italiano nella parte migliore, quella progressista, quella delle nuove tecnologie, quella dello sviluppo sostenibile, quella del sole, del vento, delle innovazioni, della blue economy, l'ha presa e l'ha portata e l'ha buttata via. E questo, mi permetto di dire, è un errore gravissimo, perché nessun governo può buttare via la parte migliore dell'Italia. Con il fallimento del referendum le conseguenze potrebbero essere pesanti. Se rimarrà così il dettato di legge, noi ci troveremo di fronte a una possibile infrazione comunitaria. Un argomento dunque che, nonostante tutto, a qualcuno ancora sta a quorum.